La sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que viva Panamá y España y Cuba. È tutto pronto a Panama per la Giornata Mondiale della Gioventù e la visita di Papa Francesco nel paese centroamericano. Migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo sono giunti nella città che si affaccia sull'Oceano Pacifico per partecipare al più grande raduno cattolico di giovani. Dopo la Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia nel 2016, ora tocca a Panama. La kermesse apre ufficialmente i battenti il 22 gennaio, mentre Bergoglio arriverà nella capitale panamense mercoledì 23 gennaio. I giorni precedenti l'apertura ufficiale della Giornata dei Giovani sono tradizionalmente dedicati al gemellaggio con le diocesi del paese. I volontari lavorano a ritmo serrato per completare la preparazione dei kit del pellegrino che vengono distribuiti all'arrivo di ciascun giovane a Panama. Quello a Panama è il primo viaggio intercontinentale del 2019 che affronta il Papa, 5 giorni durante i quali Bergoglio abbraccerà non solamente i giovani ma anche il popolo panamense, rappresentato per l'80% da cattolici. Francesco si troverà ad affrontare numerose questioni, temi legati alla vita del paese, la povertà, il traffico di droga, la corruzione, l'ambiente, l'immigrazione. Panama e i giovani del mondo si attende un messaggio di speranza.